Ciao a tutti ragazzi, rieccoci qua, sono di nuovo io Andrea GS, ci risiamo in una live probabilmente un po' più stabile, un po' più funzionale, speriamo. Allora, controllo un attimo dal telefono per vedere giusto se, visto che sto trasmettendo a 60 fps, ok, mi sembra abbastanza... fluida la cosa, almeno io la vedo abbastanza fluida, vediamo poi una volta finito il video. Allora, dunque, oggi volevo fare di nuovo una partitina con voi a Raid 3. Ho alzato leggermente il volume del microfono perché mi sembrava che andasse meglio. Visto che ieri sera ho riguardato la live e mi sono accorto che il microfono probabilmente era leggermente basso, almeno su telefono non si sentiva un granché bene. Allora, vi passo alla scena del gioco. Ok, dovreste sentirmi. Sì, ok, ci siamo. Allora, un saluto a tutti quelli presenti, vedo che c'è già Simone in chat che ci risponde, ok, ci siamo. Dovrebbe essere qualcosa di un po' più serio del normale. Un saluto a tutti quelli che ci salutano da WhatsApp. Ok, qua mi dice di premere invio, però giustamente devo selezionare lo schermo, perché avendo due schermi adesso... Ok... Accettiamo tutte le varie cazzate del caso, che sapete benissimo di cosa si tratta. Ok, e allora andiamo di nuovo a fare qualche garetta, magari con col Motard, per scaldarci un po', e poi vediamo magari di fare qualcos'altro. Allora, l'altra volta abbiamo girato a Ottobiano, abbiamo girato a Ottobiano, però stavolta volevo cambiare un po'. Quindi non so, proviamo, magari mettiamo Castelletto Circuit, così cambiamo un po', mettiamo il tracciato da Super Motard, che appunto c'è qualche saltino, e magari andiamo a comprare una moto nuova, un po' più furba, ecco. Allora, direi di andare su KTM, quindi prendiamo una moto un po' seria. Che potrebbe essere per esempio il 4,5 SMR, quindi sì, vabbè, altre non è che ne abbiamo più di tante, abbiamo tante moto stradali. Vabbè, comunque prendiamo un attimo il K4,5. Ah, qua ci chiede la configurazione. Configurazione, per non sbagliarci, direi di prenderla nella sua colorazione. Boh, non lo so neanch'io. Boh, non ho idea. Non saprei onestamente quale prendere. Questa qua mi sa un po' di vecchio, ma prendiamo questa qua, va. Ok, 18.000 crediti ce li siamo mangiati. No, vabbè, non le imposto, tanto non me ne frega niente. Congratulazioni, 10 moto collezionate. Vabbè, ce ne saranno più di 10. Personalizziamola subito. Allora, io direi di fargli solamente mappa, quindi centralina. Filtro dell'aria, chiaramente, olio di alta qualità e magari cambiamo lo scarico, sperando che ci sia l'FMF almeno qua, ma mi sa che chiedo troppo. Difatti, mi sa che chiedo troppo. Non saprei quale marmitta mettere, onestamente. Questa Pro Circuit qua non è male, però non mi convince più di tanto. Quella originale di sicuro proprio non la lascio, perché è un cannone della stufa. Non so, la Scalvini per adesso è l'unica marmitta che mi convince, quindi boh. Vabbè, riduzione attriti, tuning valvole, tutte queste cazzate qua poi si vedranno.
Trasmissione. Dunque, vabbè, cambio da gara, come se non ce l'avesse già di serie la moto veramente. Comunque va bene così. Cambio elettronico, non ho idea di cosa serva, su queste moto. Comunque va bene. Allora, siamo pronti per fare la gara. Sì, 5 giri, va bene, giusto per scaldarci un po'. E vediamo un attimo cosa ne viene fuori, dai. Tra l'altro carica anche abbastanza in fretta, quindi è buono. Diciamo che non sono i caricamenti di GTA. Castelletto Circuit, si inizia dal gas. Allora, qua devo sbaggare il controllo di trazione. Madò, è partenza buonissimo. No, ma raga, che scemo! Non ho selezionato la moto. C'ho ancora il cava. Infatti mi sembrava. A bomba! Ciao Matte, se non mi sbaglio. Allora, dunque, vabbè, forse è meglio cambiare moto perché se no rimane questa. Aspettate, perché qua sono tutte. Devo andare dal concessionario, no? Ma tipo le mie moto non. Dove cacchio sono? Ordina filtro, proviamo un po'. Costruttori, cilindrata, potenza, anno di lancio. Vabbè, spero di trovare la mia. Sì, eccola qua, perfetto. Iniziamo la gara, che adesso facciamo sul serio. Una moto decente ce l'abbiamo, non che il Kawasaki di prima fosse una merda, anzi, sono tutte moto comunque molto importanti. Sbaghiamo il controllo di trazione. Sembrerebbe che vada di più, ma non voglio dire stronzate. Ecco, subito una bella penalità, ce la siamo guadagnata. Buono, volevo fare un po' di drift di traverso, ma. Buono, buono. Madò, è che è entrata, ragazzi, prepotentissimo. Buono, buono. Madò, è sgomma come non so cosa sta moto. Vabbè, un secondo e 31 di penalità, va bene. Tanto gli altri tagliano qua e niente. Io subito che mi becco sti mega secondi. Qua facciamo il ciocco, ok. Qua passo io. Qua puntiamo alla staccata. Ma dai, che inserimento. Dai, qualcosa ieri Ottobiano ho imparato. Che curva di merda. Ah, prova ad alzare un pelino l'audio di gioco. Perché mi sono anche reso conto ieri che non si sentiva un granché il motore. Ok, così dovrebbe essere meglio. Anche perché non sentivo niente neanche io. Vi ricordo che per fare primo devo almeno ficcare un secondo e 64
in più perché se no la penalità. Buono. Devo lavorare un po' sull'entrata in curva, così da entrare di traverso col motardo, che è una bella figata. Ma dai che volo. Beh, devo dire che l'entrata in curva è difficile quanto nella realtà, cioè nel senso che bisogna fare attenzione ad usare bene i freni perché se si pinza troppo altrimenti si va per terra. Ok, qua forse abbiamo tagliato il giro prima, non so, c'è della penalità in più, ma va bene, cioè tutto va bene. Tanto una gara di riscaldamento. Giusto per... Ottimo. Giusto per farsi qualche numero con queste moto che sono fighe da usare. Madò, che entrata avevo fatto! Allora, adesso è meglio che sti ultimi giri. Vabbè, boh, penalità di 2 secondi apposta. Devo cercare di guidare bene, da recuperare la penalità che ho, così da andare a vincere. Madoi! Ma non ho toccato niente. Boh, vabbè. Davvero figo il suono che fa la moto in questa parte, diciamo da cross, non so come chiamarla. La moto non è proprio recentissima, però, perché il gioco è del 2018. E ci sono le moto, non so, non voglio dire una stronzata, ma a me sembra che sta moto qua sia del 2013. Buono, buono, buono.
Penso che 2 secondi sono riuscito a recuperarli. Non so se quel tempo lì me lo dà in base a... Cioè, non so quel tempo lì in base a cosa me lo dà. Non penso di averli ficcato 8 secondi, boh. Comunque. Adesso voglio piantarmi al fondo di sto rettilineo, uno di quei traversi della vita. Buono, 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 buono. C'è una tosse assurda, raga. Controllo solamente un attimo. Vabbè, ok. Allora. Abbandoniamo le gare veloci e passiamo alla nostra amata carriera di merda. Che siamo a un punto che non ho più praticamente voglia di giocare. Non riesco a capire, guarda lei. Questa pista qua dovrebbe essere carina, forse, anche se è... Vabbè, insomma, qua è un po' una categoria di merda. Leggende del motociclismo, vabbè, ci fa ancora queste moto qua abbastanza vecchiotte. Onestamente non saprei cosa fare. Vabbè, tanto via una l'altra. Continuiamo con la nostra. Va bene, ok. Questa qua era quella categoria là di merda. Che c'erano tutte praticamente le gare sul dritto. Partenza di merda. Sì, ma non si può, cazzo. Partenza ancora più schifosa di prima. Ma dai, che bomba. Madonna, che jolly. Sarà la volta buona che riesco a finire mezza gara.
cazzo di inglese stronzo. Ok, c'è un giro per recuperare, in poche parole. Porca troia. Sono caduto in un punto abbastanza sfigato. Ma dai che velocità. Ma dai come mi sei infilato lì. Scusate, ma io devo assolutamente arrivare sul podio. Ma l'ho appena detto, cazzo! Io non parlo più, basta, non ho parole, non ho parole. Proviamo a fare questo, che dovrebbe essere teoricamente un evento un po' diverso. Stavolta la live dovrebbe andare bene. Andrò più tardi poi a vederla per capire cosa c'è che funziona in più rispetto a quella prima. Ma no, di partenza ottima.
Ma dai. Ma solo da fare la traiettoria più corta. No, lungo. C'ho sto pomone davanti che mi fa un botto tappo. Minchia, per una volta che era completa, che potevo prenderla forte, visto che vado forte di sta curva. Guadagnavo un botto, riuscivo anche a prendere questo qua davanti. Sono tipico sull'andare per terra io. Boh, vabbè. E c'ero di nuovo, ero di nuovo per terra. Di nuovo, sicuro. Adesso nel curvone dovrei riuscire a recuperare e anche in sta curva qua vedo di togliermi un po' di gente di merda da davanti. Altro mezzo giorno. È la volta buona. Dai, togliti! E allora... No, 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 non ci siamo, non ci siamo. Questa devo rifarla. Bella, Andre. Questa qua devo rifarla per forza. Super traverso. Devo dire che qua davanti l'andazzo è abbastanza alto. Nel curvone qua dovrei, cioè sicuro, metto la firma che me li prendo tutti e due. Difatti, l'avevo detto e l'ho fatto. Lunghissimo, peccato. Thank you.
Se non vado per terra in queste ultime curve, la gara è mia, perché nel curvone quei due bastardi lì davanti me li devo mangiare per forza. Detto fatto, madonna. Che nervoso. Che nervoso, minchia, ero terzo. Ho preso abbastanza bene le misure almeno. Ah, ma abbiamo ancora un giro, quindi tutto è possibile. Magari non primo. Cioè, sono un caterpillar, boh, non lo so. Basta, mi sono rotto le palle di fare ste garette un po' del cazzo così, devo giocarci io per i cazzi miei, faccio ste garette lì delle balle e poi dopo volevo passare alle super sportive così, ma facciamo una cosa, va, visto che tanto comunque, cioè, devo ancora prenderci molto la mano, di per sé non sono capace a guidare, punto, parliamoci chiari. Esco, prendiamo una moto un po' seria e ci facciamo una garetta una garetta veloce. Vediamo un attimo cosa ne viene fuori. Allora, gare veloci, facciamo una gara veloce, selezioniamo una moto possibilmente che vada un po'. Avevo in mente magari di provare la Panigale, però boh. Vabbè, prendiamola in prestito, vediamo un attimo cosa succede. La moto che hai scelto non può gareggiare su questo tracciato, vabbè, poco ma sicuro. Cambiamo il tracciato, mettiamo magari... potremmo mettere Valle Lunga, oppure... volevo provare... Imola, mettiamo Franciacorta. Ok, sole chiaramente, perché già non sono capace a guidare, figuriamoci... figuriamoci sul bagnato, cioè proprio posso vincere. Ok, non ho idea di quanti giri ho messo, mi sono dimenticato di guardare, vabbè. Il rumore non è male. C'è da contare che è tutta di serie la moto, quindi almeno la marmitta io gliela avrei cambiata. E un'altra cosa che guidare le moto che stavo guidando prima. Cioè, una guida completamente diversa. Ma dai, appena si intraversa si è per terra in un attimo, incredibile. Cioè, boh.
Provo a riavviarla. Voglio vedere un attimo cosa riesco a combinare guidando un po' più piano, ma bene. La partenza di merda come del solito. Cioè, ma non ho pelato, cioè boh. Sono d'accordo sul fatto che il motore è molto più potente, però cioè, chi è che ha fatto il gioco, secondo me doveva mettersi un po' in testa che non sto giocando con un cazzo di manubrio, sto giocando con un controller in mano. Cioè, appena apro, e parte da dietro. Io col cazzo che metto il controllo di trazione, perché piuttosto riavvio 10.000 volte finché non riesco, ma il controllo di trazione non lo metto. Cioè, in entrata non so, boh. Cioè, non ho una minima idea di come guidare, Adesso proverò a entrare un po' più piano in curva e uscire con delle marce un po' più lunghe, ma cioè, sono uscito in terza. Cioè, sono uscito in terza. Allora, riproviamo, vediamo cosa succede. Beh, già meglio rispetto a prima. Penalità un secondo. E qua siamo di nuovo per terra come prima. Niente, niente ragazzi, c'è ancora da. Cioè devo ancora inquadrarmi un attimo su come fare ste staccate e tutto, cioè veramente ne ho un botto da fare. Ragazzi, io chiudo qua la live perché devo andare a fare altre cose e vabbè, volevo testare i 60 fps oggi, spero di aver testato i 60 fps, quindi boh, ho già fatto qualche scena nuova, qualche inquadratura nuova, spero che funzioni a dovere. E ragazzi, io vi ringrazio per la visione di questa live, vi invito per favore a condividere il mio canale sui vari social network, così almeno cresciamo, diventiamo sempre di più. E diciamo che in più siamo e più ci possiamo divertire. Ragazzi, di nuovo, buona serata, di nuovo un saluto e noi ci rivediamo in una prossima live, oppure se mi seguite su Instagram ci becchiamo su Instagram.